Nome? Osanna. Cognome? Visconti. Che lavoro fai? Faccio la creatrice di oggetti per le case, per arredo, per me e per gli altri. E ci puoi raccontare il contenuto di questo tuo progetto raffinatissimo, elegantissimo? Il contenuto è che sono partita da oggetti, da pezzi di natura, da elementi naturali, effimeri, per darli, crearli poi in bronzo, trasformandoli in bronzo e quindi dargli una forma di mortalità. Cioè queste foglie di bambù che ho utilizzato, queste canne di bambù prese nel bosco, sono cose che sono elementi che si rovinano, che hanno una durata negli anni abbastanza breve. Invece trasformandoli in bronzo li rendo immortali praticamente, perché il bronzo comunque è un metallo, una lega che dura nei secoli. Abbiamo manufatti di 3 secoli avanti Cristo addirittura, che sono, quindi ci sopravviveranno. E questo, siccome la natura per me è la più grande creatrice di qualunque forma, è come un'offerta, un omaggio a questi elementi semplici e effimeri appunto. Non solo la tua estetica è raffinatissima, ma anche la tecnica che tu utilizzi. La tecnica sono delle foglie e dei bambù, in questo caso di naturali, appunto, che ho scelto camminando in mezzo alla natura, e con l'antica tecnica della cera persa li ho resi in bronzo, perché mi dà il modo di creare oggetti esattamente in bronzo come sono nelle mie mani, quindi cogliendoli poi con tutto un procedimento abbastanza complicato e lungo, viene fatta la fusione in cera della cera e quindi poi realizzato in bronzo, dopodiché li assembliamo, li ciseliamo, li patiniamo e così viene il nostro pezzo. Ma è una tecnica molto antica, anche lì ci sono appunto manufatti dell'epoca romana che sono fatti con la tecnica della cera persa. Questa è una edizione in numero limitato? No, sono tutti pezzi unici, proprio perché l'unicità della natura che mi interessa e mi interessa immortalare, perché la natura si ripete ma mai nello stesso modo, con dei difetti, con delle irregolarità, però non c'è niente di più bello secondo me nell'irregolarità della natura, che crea poi perfezione nello stesso tempo, e quindi è quello che è lo scopo un po' del mio lavoro, cioè di riprodurre in bronzo degli elementi creati dalla natura. Il tuo rapporto con gli artigiani? Quello è una cosa, un altro aspetto che è molto bello nel mio lavoro, perché lavoro con delle maestranze, purtroppo sempre più rare, che sono molto preziose però, perché l'artigianalità in Italia è un valore importantissimo. E quindi anche il rapporto sia umano che professionale con loro è una crescita ogni giorno, e quindi è una crescita continua sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano, perché sono ragazzi ancora che si sporcano le mani, che lavorano fisicamente con la loro fisicità e con la loro però anche altissima competenza, quindi coniugano entrambe le cose.